Porca zozza! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi andremo ad esplorare e commentare Chestnut Ridge dell'espansione Vita nel Ranch. Anche questo scenario si divide in tre quartieri. Io comincerei dal mio quartiere preferito, che è Gola Galoppante. Elogiata come una delle aree imprescindibili per l'equitazione, la Gola è stracolma di piste stupende e panorami sbalorditivi. Esplora le meraviglie della Gola, rendendo onore ai nobili cavalli passati a miglior vita al riposo del destriero. Addentrati nelle insidiose caverne del cavallo tenebroso o ammira la volta celeste ai campeggi sommità della sella. Partiamo dal primo lotto, io comincerei con questo, ai confini del cielo. Questa casetta è bellissima, è piccolina più o meno, cioè il lotto è piccolino, però è un sacco carina secondo me. Poi c'è queste strutture che hanno messo, questi pali, io li adoro, sono bellissimi. Ma anche le imposte che hanno messo, cioè troppo belle, infatti tutti gli oggetti che hanno messo nel gioco secondo me sono uno più bello dell'altro. Partiamo dall'ingresso, ecco qui, qui entriamo in casa, c'è l'ingressino con il tavolo da pranzo, la cucina bellissima, adoro questi mobili, sono stupendi. Bellissime anche le mensoline con le pentole agganciate. Poi qui abbiamo il salottino, bello anche questo. Poi di qua abbiamo un bagnetto, carino anche questo. E di qua abbiamo la stanzetta di due bimbi, molto carina. Poi saliamo al piano superiore e qui abbiamo un'altra stanzetta per un bimbo o una bimba. Di qua un altro bagnetto, carino. Il disimpegno e la camera padronale, bellissima, veramente carina. Tutti i mobili che hanno messo secondo me sono stupendi, anche questa stufa è bellissima, anche di altri colori è bellissima. E la scrivania, e questa era la prima casetta. Incrocio Palomino o Palomino. Anche questo lotto mi piace un sacco. In realtà in questo pack mi piace un po' tutto. Allora, qui abbiamo la casetta, poi c'è un piccolo laghetto, uno stagnetto, la stalla per il cavallo, i barili e il salto ostacoli. Troppo carino. La casetta esternamente è abbastanza semplice. Partiamo dall'ingresso e subito qui ci ritroviamo la cucina, che è carinissima. Cioè, è semplice, ma secondo me è troppo carina. Qui abbiamo la stanza da letto. Bella anche questa, semplice però bella. Poi di qua abbiamo il tavolo con le sedie per mangiare, il salottino molto semplice e mi piace tantissimo anche questa radio che hanno messo, è stupenda, è troppo carina. E poi da qui si passa al bagnetto, bello. Piccolina ma un sacco bella, Guzman, credo si dica così. Quest'altro lotto anche carinissimo, c'è la casetta che è piccolina, però queste casette sono belle perché sono piccole ma sono accoglienti, con la stalletta fatta così con tutte le travi e la mangiatoia, l'abbeveratoio, io li adoro, sono stupendi. Andiamo a vedere com'è l'interno. Allora partiamo da qui, c'è, ecco, anche in questo scenario abbiamo gli oggetti intersecati nel muro, ma perché? Ma perché? Ma dico io, usalo il tasto Alt, no, usalo! Schiaccia Alt e mettilo, riposizionalo per bene, cioè perché? Tanto questo posizionato così, ah ok, non ho il Move Object. Ah! Sicuramente sono io pignola, ma non capisco il motivo, vabbè andiamo avanti. Se no qua mi perdo. Allora qui abbiamo l'ingresso e a parte ad avere questa bella sorpresa qui abbiamo, questo è bellissimo, quest'altro mobiletto è troppo carino e mi piace che sopra ci hanno messo gli attrezzi da giardinaggio, veramente carino, con la chitarra. E poi qui c'è il salottino molto semplice, abbiamo soltanto una sedia così con un tavolino e la cucina, carina pure questa. Poi qua c'è la porta per andare in camera da letto, bella, carina, sì. E di qua invece
abbiamo il bagnetto. Questo bagnetto mi piace particolarmente, non so perché. Però è più carino degli altri. Vabbè, a parte gli oggetti intersecati nel muro, però per il resto è una bella casetta, secondo me. Ora andiamo a vedere lo scenario visto da questo quartiere. Beh, che dire? Lo scenario secondo me è favoloso. Abbiamo qui tutte le rocce, canyon. E qui è stupendo. Il fiumiciattolo è bellissimo, con il ponticello, la cascata, l'altro ponte bellissimo. E poi di qua abbiamo un'altra cascata con il ponte crollato. E qui abbiamo la cascata più grande, che è stupenda, bellissima, veramente stupenda. Eccola qua. Questo scenario è troppo bello. Poi mi piace un sacco anche perché appunto è esplorabile. Quindi noi a cavallo possiamo, abbiamo un sacco di spazio dove poter cavalcare. Tanti bei posticini da visitare. Poi è anche molto utile perché vedete qui per esempio c'è la possibilità di allenarsi anche nello scenario, quindi se magari noi abbiamo scelto un lotto piccolo dove andare ad abitare e quindi non riusciamo a mettere questi barili o il salto ad ostacoli per allenarci con il cavallo, comunque li troviamo in giro per lo scenario, quindi comunque è utilissimo. Niente, ci starei ore, quindi ok, basta, andiamo avanti. Andiamo a vedere il secondo quartiere, New Appalosa. Lo storico New Appalosa, o New Appalosa, non lo so, ditemelo voi, fa da centro nevralgico per cavalieri, allevatori e produttori di nettare, che si godono la serata alla sala da ballo, gareggino al centro equestre Fieni Qui. Fieni Qui è stupendo! O gustino del nettare in buona compagnia, la vecchia bettola soddisfa ogni esigenza. Qui abbiamo un sacco di lotti. Io partirei da questo, barile di quercia. Anche questo lotto mi fa impazzire, è bellissimo. La forma della struttura non mi fa impazzire, ma l'interno è stupendo. Partiamo dal pian terreno, quindi questo è l'ingresso principale. E già qui è bellissimo, cioè si entra e ci si trova questa parete di mattoni con la finestra. Cioè è troppo carino! Poi ci sono appunto le casse con il nettare. Naturalmente a me viene da dire vino. Poi si entra qui, questa è la sala principale dove c'è il bancone con dietro tutte le bottiglie in esposizione, i barili, i tavolini con le sedie, anche questo bancone qui per bere è bellissimo. E poi ai lati abbiamo altri barili con altri tavolini e anche di qua. Di qua le scale, saliamo al piano superiore e troviamo, questo è stupendo. C'è anche qua come l'hanno fatto che ci hanno messo il tetto, è troppo bello col tetto. Abbiamo i barili con delle poltrone, anzi dei divani. Di qua abbiamo un divanetto di legno e qui abbiamo due bagni. Ora, anche qui c'è da dire che cioè, tutto lo scenario è fatto benissimo, tutti i lotti sono fatti molto bene, con tanta accuratezza. Ma perché non ci metti due luci? Non solo non c'è una finestra, e già che non c'è la finestra in bagno non mi piace, ma vabbè, non ci vuoi mettere la finestra, ma metticele due luci! Invece no, non c'è né la luce né la carta igienica. Tanto accurato e poi ti dimentichi di mettere una luce, una finestra, una carta igienica, non lo so, vabbè. Da questo lato anche abbiamo gli altri divani e un balconcino esterno, troppo carino. Anche qui sotto abbiamo i divanetti esterni, troppo carini. Io adoro questo lotto. Ma cioè, in bagno non puoi non mettere le luci e la carta igienica, porca miseria. Ripeto, forse sono io che sono pignola, però andiamo avanti. Casa dell'angolo accogliente. Questa è la prima casa che ho comprato appena sono entrata nello scenario. E devo dire che sono stata sfortunata perché alla fine è la casa che mi piace meno di tutte. Però almeno ha la stalla per il cavallo, diciamo almeno una recinzione per il cavallo. Andiamo a vedere, qua c'è l'ingresso, qui c'è la cucina, che comunque è molto carina la cucina.
col bianco, mi piace un sacco, anche i muri mi piace che sono bianchi. Poi qua abbiamo il tavolino e il divano con la TV. Di qua abbiamo il bagnetto, carino anche questo, e la camera da letto. Cioè, non è male come casa, internamente mi piace, esternamente un po' meno. Sala di duc, anche questo lotto lo amo, è bellissimo, è troppo fatto bene, è proprio un maneggio dei cavalli. Io tra l'altro sono una patita di cavalli, quando ero piccola ero proprio malata di cavalli, avrei ucciso per avere un cavallo, quindi cioè immaginate questa espansione, proprio la mia espansione. E quindi quando ho visto questo lotto, diciamo, sono anche tornata un po' indietro nel tempo, perché quando ero piccolina comunque ho fatto un po' di equitazione e frequentavo spesso i maneggi. Quindi abbiamo doppia entrata, però diciamo che l'entrata principale è questa, quindi da qui si entra e qui ci sono subito le stalle dei cavalli. Bellissimo, stupendo, troppo fatto bene. Anche le stalle mi piacciono tantissimo come sono state fatte, bello bello. Poi qui sulla destra abbiamo una zona dove poter lavare i cavalli e anche dove dargli da mangiare. Poi c'è tutta questa parte esterna anche per i bimbi, per giocare, troppo carina. Qui ci si può sedere, si può aspettare, ci si può rilassare. Da quest'altro lato invece abbiamo qui un'altra zona dove ci si può rilassare e qui anche c'è questo salottino troppo carino. Anche questi divani e queste poltrone mi piacciono tantissimo. Belli belli. Poi si sale al piano superiore e qui c'è un barretto. Anche questa, l'idea di mettere questo barretto qui sopra, bellissimo, con una zona esterna sempre dove poter mangiare, e qui c'è il bagnetto carino. Qui fuori abbiamo tutta la zona dove potersi allenare nel salto ostacoli e con i barili e anche giocare con la palla, troppo bello. C'è anche la struttura, mi piace un sacco come è stata creata, troppo troppo bella. Ferro arrugginito, questo è un locale e mi piace tantissimo che gli hanno dato praticamente la forma di un fienile, quindi troppo bello. L'unica cosa che manca è la finestra, quella grande proprio che sta nel piano superiore del fienile, se no c'era proprio perfetto. Vabbè, è bellissimo comunque, voglio dire, non c'è niente da dire. È fatto veramente bene anche questo, poi con queste finestre messe così, veramente carino. Andiamo a vedere. Allora, si entra da qui e qui abbiamo subito, vabbè, tavolino, pianoforte, bellissimo anche questo, veramente carino. Poi qui abbiamo la zona dove ballare. Il bancone, stupendo, guardate quanto è bello il bancone del bar, è troppo bello, mi sa troppo di saloon. Poi qui abbiamo i due bagnetti, belli, qui c'è un bel tavolo dove potersi rilassare, poter mangiare e bere, e qui anche una zona relax, troppo bella. Poi qui fuori abbiamo un bel tavolo grande, la postazione barbecue, un altro tavolo tondo e qui abbiamo le scalette per salire al piano di sopra. Anche questo piano di sopra è bellissimo, l'hanno fatto troppo carino, più che altro è molto particolare. E quindi qui abbiamo la riserva delle bottiglie, una panchina e altre bottiglie con la botte, veramente tanto carino. Anche qui all'esterno c'è il fuoco con le sedute, bello, mi piace veramente tanto. Sienna e Flapjack, anche questa struttura mi piace un sacco perché è un ranch però è un po' più moderno e quindi mi piace tantissimo. Anche l'interno è molto carino, mentre finora le case che abbiamo visto comunque sono prettamente legnose e molto molto in stile ranch classico. Qui invece è un po' più colorata e anche molto dinamica. Ora vi faccio vedere, si entra qui, c'è l'ingresso carino, così. Poi qui si scendono le scale e qua c'è l'ufficio ed è davvero carino.
Cioè, mi piace l'idea che per andare in ufficio bisogna scendere qui le scale e non solo. Da qui possiamo entrare anche qui che c'è, ecco, eccone un altro. Ma io dico, ma perché uno non, perché lo devono incastonare alla finestra? Premi il tasto Alt, lo sposti di un po' e non va a appiccicarsi alla finestra. Calmiamoci. Qui invece abbiamo il bagno, carino, più che altro è un po' più moderno. Magari il pavimento no, però le mattonelle al muro sì. Quindi ok, mi piace. E questa porta che ridà sulla camera da letto, che è molto carina. Anche qui è più dinamica perché c'è questo scalino che ci porta nella cabina armadio aperta. Ma è veramente carina. Anche il fatto di mettere due colori diversi al muro, colori comunque molto chiari. Quindi da qua poi, dall'ufficio, c'è una porta che va all'esterno. E anche questo angoletto qui, mamma come mi piace! Io lo so che magari, cioè, voi pensate che io sia pazza, ma è troppo carino! Quindi ridà qui nella stalla. Poi mi piace pure come è fatto, cioè è molto simile alla realtà. Comunque andiamo a vedere l'altro lato della casa. Qui, dopo l'ingresso, ci sono altri scalini che ci portano nel salotto, caminetto, le poltrone. Qua andiamo nella sala da pranzo, cucina, bellissima. Cioè, guardate che signora cucina, bella grande. E poi, naturalmente, abbiamo tutta la parte esterna qui, dove poter mangiare e qui dove potersi rilassare davanti al fuoco. Vediamo lo scenario visto da questo quartiere. E anche qui, voglio dire, è bellissimo. C'è il fiumiciattolo che da sopra scende giù. E la strada, bellissimo, con qui tutti i parcheggi per le macchine, con i rimorchi per i cavalli. Qua c'è il tendone dove poter fare le gare. Qua c'è la ferrovia. È bellissima la ferrovia! Terzo quartiere, Valle dei Cavalieri. Sorvegliata dalla roccia del fidato destriero, nota alla gente del posto come il vecchio biscotto, la Valle dei Cavalieri ha ospitato generazioni di allevatori e produttori di nettare, con i suoi ampi spazi per gli animali dei ranch che creano le condizioni ideali per preparare il nettare e avere i vicini cortesi. La Valle dei Cavalieri è una comunità accogliente per la gente di ogni estrazione sociale. La famiglia Groove. Questa struttura ha vinto. Guardate quanto è bella questa facciata con le travi! È bellissima! Bellissima! Questa casa anche è molto carina, è molto particolare più che altro. Abbiamo qui, appena entriamo nel lotto, l'ingresso proprio del ranch, stupendo. Quindi poi qui c'è una recinzione dove poterci allenare con il cavallo e qui c'è la stalla, carina, semplice, abbiamo due stalle. Qui c'è la casa, bellissima. Faccio vedere prima esternamente quanto è carina. Pure questa zona, questo patio esterno, mamma mia, col caminetto e le sedie a dondolo. Allora, qui c'è l'ingresso principale. Qua abbiamo appunto l'ingresso e questo. Ora io non so se questo è stato fatto apposta oppure no. Mi ricorda tanto un altro scenario, perché c'è, cioè, pavimento tutto uguale e solo qui c'è questo. Perché? Non lo so. Ditemelo voi nei commenti, per favore, perché io non ne ho idea. Partiamo di qua, c'è il salotto, è troppo carino, è molto spazioso come salotto. Bello però. Anche qui toni molto chiari, pastellati, mi piace tanto. Di qua abbiamo la sala da pranzo e qua abbiamo la cucina grande, bella grande, con un altro tavolo per mangiare e la cucina è enorme. Hanno usato proprio tutti i mobili della cucina qui. Poi di qua abbiamo, questo è un corridoio che ci porta verso l'esterno e di qua abbiamo il bagnetto. Anche questo carino, non c'è la carta igienica, ma vabbè. Al piano di sopra, qui abbiamo subito un altro bagnetto, mi piace un sacco, con questa rientranza che hanno utilizzato per la doccia. Anche qui non c'è la carta igienica. Di qua abbiamo uno studio con le due chitarre, bellissimo. E la scrivania anche, questa scrivania è bellissima, tutta usurata. Poi
Poi di qua abbiamo tutta questa vista sul salotto, bellissimo. E questa stanzina per una bimba, cioè carine queste coperte con i cuscini. E poi di qua abbiamo un altro bagnetto, anche qui senza carta igienica. Questa è la famiglia senza carta igienica, quindi. E qua c'è la camera padronale, bella grande. Hanno messo l'armadio davanti alla finestra. Vabbè, lo so che son pignola, però l'armadio davanti alla finestra. Cioè, nella realtà, chi mette un armadio davanti a una finestra? Però nel complesso comunque è fatta bene. Molto particolare e molto carina. Villetta del Galoppo. Questo lotto è un po' più semplice, anche se comunque troviamo un bel recinto grande dove poter allenare i cavalli e due stalle, belle tutte e due. E questa casetta. Mi piace tantissimo questa veranda così esterna, molto molto carina. Andiamo a vedere l'interno. Quindi qui c'è l'ingresso, subito troviamo la scrivania e qui sulla sinistra c'è il salottino. Molto carino. Anche i colori mi piacciono. Poi di qua abbiamo qui il bagno. E di qua una cameretta, questa è troppo carina, i colori che hanno usato mi piacciono tantissimo. Qui abbiamo la camera da letto e di qua abbiamo il tavolo con le sedie e la cucina. Carina anche questa cucina, dai, carino anche questo lotto. Terrazza della vite, e anche questo lotto mi piace un sacco. È molto particolare, l'unica cosa che non tanto condivido è il fatto di mettere qui questo muro che comunque è abbastanza alto, quindi volendo potevano sfruttarlo come balcone e invece hanno messo semplicemente le finestre senza una porta finestra per uscire fuori. Però vabbè, sono pignola io, me ne rendo conto. Però è tanto carino. Cioè qua questi muretti con dentro prato, con tutti i fiori, le piante, troppo carino. Poi anche proprio la struttura della casa mi piace un sacco. Qua c'è l'orto, qui fuori abbiamo il tavolo dove poter mangiare e qui anche bellissimo, zona relax con il fuoco e tutte le sedute intorno. Partiamo qui pian terreno dall'ingresso, quindi entriamo nella porta principale. E qui troviamo subito la postazione PC, forse il primo PC che troviamo in tutto lo scenario, giusto? Finora mi sa che non avevamo trovato neanche un PC. Ok, qui c'è il salottino, mi piace tantissimo anche il fatto che hanno messo il caminetto su questa zona rialzata, è veramente carino. E la postazione degli scacchi. Qua troviamo anche lo stereo. Poi di qua abbiamo un disimpegno con la porta del bagno, un arco che ci porta bellissima. Cioè questa cucina con quest'isola, mamma mia, è stupenda. Di qua abbiamo una camera da letto, bellissima anche questa camera da letto. Di qua invece abbiamo la sala da pranzo. È bellissima anche la sala da pranzo, hanno abbinato tutto. Cioè il colore delle pareti è abbinato alle sedie e sono abbinati, cioè tutto è abbinato anche col tappeto. Cioè no, vabbè. Di qua invece c'è una porta che ci dà nella stalletta, cantina, non so come la vogliamo chiamare, del vino, cioè del nettare. È troppo carina anche questa come è fatta, mi piace un sacco. Sia il muro che hanno usato con i pavimenti, le botti, le casse di vino. Troppo bello. Poi di qua abbiamo le scale che ci portano al piano superiore. Qui abbiamo un salottino dove poter guardare la TV. Poi di qua c'è la cameretta della bimba. Molto bella anche questa, più grande, però colori delicati. Poi qui c'è un bagnetto, molto carino anche questo bagnetto, e la camera padronale. Il duo della preparazione di nettare. Allora, la struttura è carina, ma questo rosso non lo riesco a sopportare. C'è questa facciata rossa così, non mi piace.
Mi piace molto comunque come è stata strutturata la casa, anzitutto il lotto, ma questo rosso no. Andiamo a vedere l'interno. Qui c'è l'ingresso principale e appena entriamo ci troviamo subito il salotto. Molto carino però. Molto carino. Dettagliato, bello. Di qua invece abbiamo subito la cucina. Anche qua, come è strutturato, mi piace un sacco perché c'è l'arco di qua, l'arco dall'altro lato e al centro c'è la cucina con la sala da pranzo. È veramente carina. E poi la cucina anche messa su questi due lati, un po' di mobili sulla destra, un po' di mobili sulla sinistra. È veramente carina. Mi ricorda molto le case che fanno vedere a Home Garden TV, soprattutto quelle che rifanno, non so se voi siete appassionati come me, io sono malata, soprattutto le case che fanno vedere a, come si chiama quel cacchio di programma? Ma perché mi viene Ti sposi o muori? Ma Ellie è colpa tua! Cioè, mi devo ricordare il programma di Home Garden TV e mi viene in mente Ti sposi o muori. Case su misura! Case su misura! Con Joanna e non mi ricordo come si chiama, quel figo del marito. Comunque mi ricordano quelle case lì. Andiamo avanti. Qui c'è il bagnetto. Carino. Non mi fa impazzire questo legno chiaro, però vabbè, non fa niente. Qua abbiamo una stanza relax, direi, con il divano, la libreria e gli scacchi. Carino comunque. Andiamo a vedere il piano di sopra. Appena saliamo le scale, qui c'è il disimpegno. Sulla sinistra c'è la camera padronale con il bagnetto. Ed ecco la camera. Carina, ci hanno messo anche la poltroncina, con i fiorellini, e dall'altro lato c'è un'altra camera padronale, quindi sono due camere padronali. Ok, di qua invece non abbiamo visto, qua c'è l'entrata principale e qui abbiamo tutta la postazione dove fare il nettare. Mi piace un sacco che hanno messo anche qui il bancone con il lavandino, veramente bello, una bella idea. E da quest'altro lato abbiamo l'ufficio, anche qui abbiamo un computer e anche una macchinetta fotografica. Qui, ah vabbè, questo pure è bellissimo. Questo è stupendo. E qui giù abbiamo la cantina, è bellissima! Questa è stupenda, secondo me. È bellissima, quando l'ho vista la prima volta sono impazzita. Troppo carina con tutte le botti, i vini. Questa cantina vale tutto il lotto. Ok, andiamo a vedere come si vede lo scenario da questo quartiere. Bello. Lì abbiamo il ponte. Bello, bello. E questo fiumiciattolo bellissimo. Veramente bello. E questo, ora lo vediamo da qua, è l'unico lotto buildabile, che è 64 per 64, quindi enorme. E ci possiamo fare un sacco di cose. Fatemi sapere nei commenti se avete trovato degli errori che io non ho trovato e fatemi sapere anche se avete delle informazioni riguardo questo pack, perché io non ho trovato niente per ora, a parte il fatto che visibilmente è ispirato al Texas. A parte che visibilmente è ispirato al Texas, non ho trovato nient'altro, quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti. Mua, un bacione ciccione a tutti, al prossimo video. Thank you.